Ciao ragazze, spero che l'inquadratura sia decente perché sono con il telefono e mi sono un po' aggiustata la postazione per raggiungermi. Niente, siete su una pila di libri e basta, insomma, spero che sia abbastanza stabile. E niente, sono appena stata al Tigotà e ho fatto un po' di spesa, devo guardare lì, ok? E quindi volevo farvi vedere la mia spesa, niente di particolare, però. Come sempre, sono entrata per prendere due cose, sono uscita con due borse di roba e so che non capita solo a me, per cui insomma sostenetemi. Ho qui anche lo scontrino, così vi dico anche i prezzi, sperando di trovarli facilmente. E niente, inizio subito e recupero le borse che sono due. Allora, la prima borsa ho dentro poca roba. Allora, questa è la prima. Ho preso solo cose che mi servivano, giuro. Di beauty, due cose. Neanche tanto beauty, niente di particolare. Tutto il resto è roba che mi serviva, carta igienica, detersivi e bla bla bla. Allora, ho preso, come prendo sempre quando vado lì, questi panni catturapolvere della Aquam, questi qua. E niente, io mi ci trovo bene, costano poco, meno rispetto agli Swiffer, comunque quelli secondo me restano i migliori, però secondo me sono una valida alternativa anche questi qua, spolverano bene, ce ne sono dentro 20 pezzi e niente, io mi ci trovo bene, quindi li riacquisto sempre e i panni, questi qui, costano 2,98 euro. Poi ho preso, mi piace questa postazione. Sa che la userò più spesso e spero che si veda bene col telefono, non lo so. Ho preso questo qui perché c'è scritto novità, che è il Napisan per igienizzare il bagno, spray igienizzante bagno, efficace contro il calcare, residui di sapone, rimuove i batteri, alla profumazione limone e menta. Quindi questo qui e niente, mi ispirava perché a parte il packaging io mi faccio sono scema perché mi faccio sempre ingannare dal packaging, sono fatta così. E oltre a questo c'è scritto novità, quindi mi ispira anche il profumo limone e menta e lo proveremo. E questo qui 1,99 euro. Poi ho preso lo Spottex e ho preso questo qui della Foxy carta paglia, questo qua, che c'è scritto che è ideale anche per fritto. Io fritto non ne faccio mai, però niente, insomma, l'ho voluta prendere. E questa qui l'ho pagata. Foxy carta paglia 1,56 euro. Devo abituarmi a guardare lì. Scusate se guardo in giro, ma non sono abituata a registrare con il telefono. Poi ho preso il detersivo per i pavimenti della Winnis, questo qua che tra l'altro era anche in offerta. Non l'ho mai provato. Superfici lavabili, pulisce, profuma e igienizza. Ipoallergenico, è vegan, ok. A basso impatto ambientale, 40 lavaggi, insomma, la profumazione. Freschezza naturale. Quindi questo qui è 1 litro di prodotto, era in offerta e l'ho pagato 1,79 euro. Poi, spero di non muovere il telefono, metto qua, ok. Ho preso la ricarica per il Glade Senza Spray, questo qui, perché io ce l'ho in bagno, e ho preso la Velvet Tea Party, che già ho provato, mi piaceva tantissimo, e niente, ho voluto appunto riprenderla. E niente, questa qua costa questa qui 3,49 euro. Non costano poco assolutamente queste qua. Infatti non era in offerta, però mi serviva perché ho finito l'altra. Però di solito le acquisto sempre quando sono in offerta. Poi vado con l'altra borsa, la recupero. Questa qua è già più grande. E qua ci sono tutti i detersivi. Allora, vabbè, ho acquistato questi fazzolettini della Quando È, questi qua sono quelli piccolini e sono comodi da tenere in borsa perché insomma non occupano tanto spazio e venivano 0,99. Poi ho preso la carta igienica, anche qua niente di interessante, ho voluto prendere questa qui a tre veli e oddio, aspetta che la cerco. Ta-ta-ra-ta-ra. Dovrebbe essere 1,29 euro teoricamente, questa qua, e sono appunto 4 rotoli. Poi ho preso questo qui, spuma di champagne sbiancante, bianco puro, anche per i colorati, igienizzante, che dovrebbe essere appunto un detersivo da mettere comunque insieme al detersivo per, mamma mia, che luce orribile che c'è, vabbè, comunque,
per sbiancare i panni, perché io ho finito, lo vedrete nei prodotti finiti per la pulizia della casa, quello dell'omino bianco, che però costa sinceramente sui 4 euro, non era in offerta, e ho voluto provare questo qua che invece costa 1,79 euro. Vedremo insomma se è valido, perché quello là era molto molto buono. Poi ho preso il cura lavatrice dell'Aquam, quindi questo qui, che costa 2,99 euro, già l'avevo provato e comunque mi ci trovavo bene. E ogni tanto, io uso sempre l'aceto, però ogni tanto voglio dare anche una bella lavata, insomma, con un prodotto apposta. Poi ho preso, questo qui non mi serviva, ragazze, però l'ho visto nel video di Alessia Pink Fashion 1985. E niente, è il potere del packaging perché è bellissimo, rosa e nero. Tra l'altro anche il prodotto, vedete, all'interno è rosa, quindi mi sono fatta ingannare da questa cosa. E niente, appunto quello zero calcare disincrostante per il water, insomma, per pulire il WC. E questo qui l'ho pagato 1,79 euro. Poi, altro detergente che ho preso in offerta è il Vim crema multiuso, che sinceramente non l'ho mai notato negli scaffali del Tigotà, non so se sia un prodotto nuovo. Questo qui è il limone verde, io lo uso per il bagno, io uso sempre il Cif, solo che appunto ho trovato questo qui in offerta, tra l'altro a poco, perché era a Vim 0,95, e ho detto ma proviamolo, insomma magari è buono anche questo qui, perché no? E niente, appunto, risciacquo veloce, efficace contro lo sporco ostinato, igiene sicura e bla bla bla, insomma, quindi questo qua. Poi, ultime due cose di beauty. Ho preso le famose salviettine acqua alle rose, salviettine struccanti. Qua dice viso, occhi e labbra, 95% di ingredienti di origine naturale, acqua distillata di rose. Senza alcol, eccetera, e erano in offerta e le ho pagate 1,99 euro, quindi insomma mi sembrava un buon prezzo. Poi le volevo provare e niente, vedremo. So che tante ci si trovano bene. Poi, sempre in offerta, ho voluto prendere un semplicissimo sapone liquido per le mani Sensitive al latte di mandorla della Venus, che veniva, se non sbaglio, 0,75, no, 0,79. C'erano altre due profumazioni, una al cotone e una qualcos'altro che non mi ricordo, però niente, ho voluto prendere questa qua. Qua dice protegge dalle screpolature, sono 250 ml, comunque da avere lì, no, per scorta anche, questi qua vanno via come il pane. Ovviamente l'INCI non è niente di bio, di naturale, vedremo insomma. E basta ragazze, io ho finito tutto quanto, come vedete ho le borse vuote, ok, guardo lì. E niente, io spero di avervi tenuto compagnia. Se avete già provato qualcosa fatemi sapere, se avete da consigliarmi qualcosa fatemi sapere tutto nei commenti in caso ci sentiamo giù. E un bacione, ciao!